Allora, qui si entra davvero nel vivo della disfida. Come possono vedere i nostri utenti, siamo già all'opera. Che cosa accade di là in sala? Ferve la preparazione, la persona è brava e meno brava, quelli meno bravi come me si fanno aiutare dai cuochi, ma non si può dire però. Allora, io però dico, una persona come lei, abituata ad un ambiente che non è quello della cucina, insomma, come sta vivendo questa gara? Con passione, anche che vogliamo vincere, assolutamente. Abbiamo perso l'anno scorso, vinto 2 anni fa, dobbiamo vincere assolutamente. Ma lei è agguerritissimo. Agguerritissimo, poi domani siamo di turno, quindi se avveleniamo tutti, ci autoassolviamo. Allora, per quanto riguarda questa sera, abbiamo più volte anche significato quello che non c'è soltanto la gara, ma la gara è naturalmente in funzione di quello che poi accadrà dopo, cioè una riffa dove l'incasso verrà devoluto in beneficenza, eccetera. Quando la cucina sposa il valore, ecco, lei che ne pensa? È possibile tutto questo? Cioè che la cucina, la buona cucina naturalmente, sposi anche i valori di tipo sociale? Beh, la domanda è tostissima, difficilissima, però penso che si possa rispondere dicendo che la cucina proprio lo stare assieme, e quindi il valore sociale c'è per forza, insomma, attraverso la cucina si può raggiungere un linguaggio comune da utilizzare anche per le cause più alte. Sa che mi ha dato la risposta più bella? Sì. E quindi complimenti, io so che c'è l'emozione della gara, per cui la lascio andare, la raggiungere. L'unica cosa che ho vinto stasera, la risposta. Bravissimo, facciamo il tifo, mi raccomando.